Buongiorno a tutti dalla Luna. Anch'io ho aggiornato il gioco e mi sono comprata la casa sulla Luna. Comincio dall'esterno, l'ho pulita tutta, qua ho fatto, non potranno mai mangiare fuori, però in corrispondenza della sala da pranzo ho fatto questa piattaforma di cemento. Se vogliono mettersi le tute da astronauta e mangiare fuori, liberi di farlo, anche perché poi la polvere lunare copre tutto. Invece qua c'è, diciamo, il panorama, la vista, l'angolino per osservare, insomma, ragazzi, uno spettacolo così non è da tutti. Per cui ho voluto fare un bell'angolino con la poltrona, il divano, un tavolino se si vogliono portare i popcorn e l'osservazione della Terra dalla Luna. Insomma, non è da tutti averla. Quindi qui c'è l'angolo, osservatorio lunare. Poi avete visto, ci sono le varie coltivazioni. Io voglio anch'io poter fare queste strutture per farci l'orticello sulla Luna. Ho provato a aprire, no? Ho aperto. Guardate che cosa ho combinato. Apri, qui ce n'era un'altra di struttura. Volevo eliminare quest'erba qui per piantare tipo magari le lattughe. E ho eliminato tutta la struttura, fantastico, così ce ne ho una di meno. Però vorrei tanto poterle fare queste, almeno si fa l'orto. Va bene, poi entriamo in casa. Allora, l'ingresso principale è qua. È una casa dispersiva, devo dire, ecco. Allora, qua si entra e niente, ci sono altre due porte d'uscita, non si capisce perché tutte queste porte di uscita. Ecco, dunque, qui mi accorgo di aver dimenticato una cosa importante. Non si può non mettercela. Sopravvivenza, protezione, questi. Compra, ce li metto qua sopra. Sì, ci stanno qua sopra. Ah, no, non ci stanno. Vabbè, li metto qui che è ridicolo. Però qua ci metto le maschere. Qui ci devono poter stare. Eccola lì, la maschera per uscire. Ne mettiamo due perché è una casa per due. Quindi, altra mascherella lì. Ale, ecco qua. E qua un quadro qua ci vuole, magari un bel quadro. Vediamo decorazioni, foto e quadri. Chiaro che ci vorrebbe un quadro che ricorda la terra. Però boh. Questi sono tutti piccoli, quelli grandi sono questi. Non hanno messo quadri nuovi, potevano mettere dei quadri. Ah, però, io ce l'avrei un quadro giusto, solo che lo devo andare a pescare. Vabbè, lasciamo stare. Facciamo bosco riflesso dei boschi sull'acqua, ma è piccolo. E poi prendiamo l'animale terrestre che è gli alberi della terra, le betulle. Ah, ecco, la betulla è bella grande. Devo avvicinarmi, se no non me lo fa mettere. Ok, proseguiamo. Questa è la dispensa, se non ricordo male. No, cavoli, il bagno non ho rifatto. Vabbè, mi sono proprio dimenticata del bagno, vabbè, lo lascio così. Non c'ho adesso ormai, non c'ho sbatta, voglio venderla. Qui c'è la cucina con il tavolo con la sedia da una parte e la sedia da quell'altra, la cucina con un bell'orologio, tutto il piano di cottura a induzione, le bottiglie d'acqua, qui ci sono le nuove cose che sono venute con
carinissime, fra l'altro, hanno messo delle cose graziosissime, ce ne sono altri di barattoli così, e il tavolo di metallo. Oh, qui c'è la zona ricreativa col biliardino, insomma, chi sta sulla luna si deve pur passare il tempo quando non è fuori a lavorare. C'hanno biliardo, biliardino, le chitarre al muro, e poi qua c'è, siccome anche qui è ovviamente la parte dove si vede la Terra, perché la Luna mostra sempre la stessa faccia alla Terra, quindi ho messo un bel divano anche qui, quando non vogliono star fuori a guardare la Terra, se la vedono da qua. E questa è la zona ricreazione. Qui c'è la zona pranzo, oltre al tavolino in cucina per la colazione. Chiudiamo, che non c'è atmosfera qui, mamma mia. E col tappeto, insomma, qui più o meno ho cambiato solo le sedie. Poi c'è appunto la zona ricreazione, e qui abbiamo il letto matrimoniale. Ecco, il letto matrimoniale con i loro comodini moderni, rotondi come la luna, la scrivania, la libreria, l'armadio, e qui hanno la TV. Qui hanno un bel divano con la TV, se la vedono in camera. E poi c'è la dispensa, perché quella, ci sono le piante qui portate dalla terra ovviamente. La dispensa, dove, eccola qua dov'era. Ecco qua, qui c'è di tutto e di più, insomma, chi viene sulla luna deve portarsi del cibo. Ci sono due fucili per l'arrivo degli extraterrestri. Poi ci sono le bombole del gas, un altro paio di stivali, le lattine di benzina per il riscaldamento, per il generatore, tutto cibo fino in cima. Ho dovuto pigliare la scala per portarlo lassù. E bidoncioni di acqua e altra acqua qui. L'acqua sulla luna, fino a prova contraria, non c'è. E credo di aver finito. No, c'è lo studio. Chissà se riusciamo a entrare col biliardo di mezzo. Infatti mi sa di no. Mi sa di sì. Lo studio, ho messo dei monitor. Qua accendiamo e ci sono tutte le notizie dalla terra, e qui c'è la console per i videogiochi, e qui c'è il computer vero e proprio col suo mouse, e qua c'è il lettore DVD per vedersi qualche film. Insomma, devono pur passare il tempo sti poveretti sulla luna, no? Quindi ecco, questo è tutto. Ho fatto appunto l'angolino panoramico fuori, l'angolino panoramico dentro, la cucina, vi ho fatto vedere tutto, la camera da letto, le maschere per antigas, arrivassero sempre gli alieni, si sa mai nella vita. Ed eccoci qua, bella, è bella questo aggiornamento, è bello. E io direi che possiamo anche vendere, perché questa l'ho pagata 400 e qualcosa. Qui è carino, ma è un po' così, è un po' ridicolo, perché non è che si possa mangiare fuori sulla luna, però avendo avuto la possibilità di mettercelo, ce l'ho messo. Mi piaceva lo stile di questo tavolino con le sue sedie uguali, mi piaceva. E mannaggia, ho cliccato cancella su una di queste serre idroponiche, che non so come riavere, perché non c'è. Su questa visione della luna vediamo quanto guadagno. Mostra casa per l'asta. Non posso nemmeno prendere parte a un concorso di giardinaggio. Vediamo. Oh, io l'ho pagata 402. 587, Gianni Trespoli. Vuoi venire sulla luna, Gianni?
Una per me basta, infatti, non ci siano robe di mocciosi, oggetti moderni, un netto matrimoniale. Dopoguerra non ti piacciono i fucili, ho capito. Le tipe adorano le apparecchiature costose, non riesco ad addormentarmi con la TV in camera. Ti arrangi però. Mannaggia, non mi ha registrato l'ultima parte. Stavolta non è colpa mia, io non ho toccato niente, non so perché ha smesso di registrare. Comunque fortunatamente venduto ce l'ho qui. Eccola qui, la casa l'ho venduta con un utile di 200.000 euro. E lui me ne aveva offerti, dunque, vendita della casa 587, l'avevo pagata 402, gli ho chiesto 18.000 in più, me li ha dati e ho avuto 200.000. Finalmente non sono i sanguinetti ad averla comprata. Quindi dopo ho comprato questa casa qui perché mi sembra moderna, cioè è l'unica che ha un aspetto un po' moderno, perché queste qui hanno tutte l'aspetto di villettine molto campagnole. Quindi ho comprato questa che è l'unica che posso rendere moderna, perché voglio fare finalmente il giardino moderno, l'ultimo giardino che resta. E quindi adesso andiamo a vederla e poi chiudo la pulisco e chiudo la puntata. Quindi questa è una casa grande. Che dite, riuscirò ad avere la famiglia qua? Allora, cominciamo a vederla. Io l'ho già cominciata a pulire un po'. Qui c'è un grande salone, ho già buttato giù dei muri qua. Qui c'era un bagno e invece io penso di trasformare questo in bagno. Apri, ecco. Questo qui lo trasformerò in un bagno. Qui c'è uno studio. Ecco, questo sarà uno studio. Qua ci metterò cucina e salotto. Magari non so se fare la cucina qui o la cucina grande qui o il salotto. Adesso vedremo. È un locale enorme. E al piano di sopra ho già creato una cameretta per la nonna, eccola qua, credo che sia questa, no, è questa qui. Allora, la cameretta per la nonna non è questa, ah, è questa che ho cominciato a sostituire le porte. Ecco qui la cameretta che ho già creato per la nonna. Qui c'è, l'ho divisa in due ovviamente per farle un bagno, perché un bagno soltanto al piano di sopra non basta. Quindi la nonna c'ha il suo bagnetto con dei colori, finalmente ho usato queste piastrelle e niente, ho fatto questo bagnetto qui con la vasca da bagno per la nonna, che preferisce sicuramente la vasca da bagno, e basta. Per il momento ho fatto solo questo, ho pulito dappertutto, ho pulito già anche le finestre, alcune, man mano che mi occupo di una stanza. Ecco, qui c'è un angolino della nonna con la sua foto da giovane. Io parlo della nonna, ma non so se saranno i Guberti a comprarmela sta casa. Poi qui c'è un'altra camera da letto bella grande, qua non mi fa passare perché c'ho il secchio della vernice. Ok, qui c'è una camera bella grande che sarà dei bambini. Poi c'è la camera da letto dell'altro bambino, no, questa sarà la camera matrimoniale. E qui c'è la camera per il bambino più piccolo, sì, perché è più piccolina. Qua c'è un bagno che sarà quello di tutti.
scusate, ho sternutito, tranne che della nonna. Ecco, io vi saluto, ciao a tutti, spero che la mia casa sulla luna vi sia piaciuta. Ciao a tutti, ciao ciao!